Stiamo attraversando un momento abbastanza critico. Noi abbiamo in questo momento, stanotte mi sono arrivati tanti messaggi, abbiamo delle situazioni a Lago Bellis, delle situazioni a Battipaglia, delle situazioni critiche a Vallo. Stanotte una ragazza ha dovuto fare tantissime trasfusioni, abbiamo consumato quasi tutto il sangue che avevamo a Vallo. Io voglio fare un appello a tutti quelli che possono recarsi presso l'ospedale di Vallo oggi a farlo, perché è vero, siamo in un momento di ferie, la gente giustamente si riposa, si rilassa, però l'emergenza sangue purtroppo il malato non va in ferie, ma poi si aggiungono le emergenze quotidiane che non mancano mai. Noi sto cercando di organizzare una raccolta straordinaria domenica mattina perché non era in programma, ma soprattutto vi invito a chi può ad andare a donare all'ospedale di Vallo, perché il sangue per Lago Bellis viene prelevato al trasfusionale di Vallo. Io vi ringrazio se ci date una mano, perché noi facciamo questo, ci occupiamo di questo. Quando non riusciamo a risolvere il problema, che è un problema vitale, perché noi, la nostra associazione in effetti reperisce un medicinale che io definisco vitale, cioè noi diamo la vita alle persone, però più che organizzare raccolte che più vanno a vuoto in questo periodo, più che sensibilizzare le persone, la donazione è un atto gratuito, volontario, senza nessun tipo di interesse, per cui uno lo deve fare spontaneamente, lo deve fare con piacere. Quello che posso dire è che donare sangue fa bene, io dico sempre due volte, fa bene a chi lo doniamo e fa bene a noi stessi, perché ci dà la possibilità soprattutto di controllare la nostra salute, ma poi soprattutto ci fa stare bene. Io vi ringrazio tutti quelli che faranno questo gesto in questa giornata e anche domani e dopodomani. Se riusciamo a salvare, soprattutto c'è una ragazza a Lago Bellis che ha avuto già da una settimana emorragie post-operatorie, che se la sta vedendo brutta. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.